E Dio amore non è mai un Dio isolato, ma è un circolo di amore. Tante volte si dice: qual è l'immagine della Trinità più bella? È la famiglia. Il padre, la madre, i figli. Una circolazione di amore. Ma non è solo quello. Un gruppo parrocchiale. L'esperienza dei vari settori di Azione Cattolica. Basta che circoli l'amore. Sapete, poi noi abbiamo usato il termine carità, e quando si usa il termine carità si pensa subito a quello che noi dobbiamo fare per gli altri. Usiamo oggi il termine amore. Noi siamo la Trinità oggi. Tenetelo presente. Oggi noi siamo la Trinità. C'è una grande eredità che diventa sfida per chi oggi la raccoglierà. E azione e amore che si muove così di cuore in cuore. Cambiato anche una nazione, mani tese a prendere pane da raggiungere, dalla storia in poi proseguiamo noi, noi fuori d'ogni tempo. Abitiamo il mondo noi, noi futuro presente, siamo fiume e sorgente, noi fuori d'ogni tempo, noi operai di un sogno, noi con un sì tra le dita, artigiani della vita. Una forte identità che ogni giorno guida i nostri passi scelti ad ogni età. Strade di oggi come allora, tra polvere e preghiera, per amare ancora senza misura. Mani tese a prendere, pane da dividere. Dalla storia in poi proseguiamo noi, noi fuori d'ogni tempo, noi abitiamo il mondo, noi futuro presente, siamo fiume e sorgente, noi fuori d'ogni tempo, noi operai di un sogno. La nascita dell'Azione Cattolica Italiana fu un sogno nato dal cuore dei due giovani Mario Fanni e Giovanni Acquaderni, che è diventato nel tempo cammino di fede per molte generazioni, vocazione alla santità per tantissime persone, ragazzi, giovani, adulti, che sono diventati discepoli di Gesù e per questo hanno provato a vivere come testimoni gioiosi del suo amore nel mondo. Anche per me è un po' aria di famiglia,
mio papà, mia nonna erano dell'Azione Cattolica. È una storia bella e importante, per la quale avete tante ragioni di essere grati al Signore e per la quale la Chiesa vi è riconoscente. È la storia di un popolo formato da uomini e donne di ogni età e condizione, che hanno scommesso sul desiderio di vivere insieme l'incontro con il Signore. Piccoli e grandi, laici e pastori, insieme, indipendentemente dalla posizione sociale, dalla preparazione culturale, dal luogo di provenienza. Fedeli laici che in ogni tempo hanno condiviso la ricerca delle strade attraverso cui annunciare con la propria vita la bellezza dell'amore di Dio e contribuire con il proprio impegno e la propria competenza alla costruzione di una società più giusta, più fraterna, più solidale. È una storia di passione per il mondo e per la Chiesa. Io ricordavo quando vi ho parlato di un libro scritto in Argentina nel 1937 che diceva Azione Cattolica e Passione Cattolica. Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano e non la smettono mai, sempre per sempre tu. Ricordati, dovunque sei, se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Ho visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora, e tendere la mano a mani vuote. Già di per sé un'affermazione per tutti. E questa scelta che Papa Francesco ha indicato più volte, per esempio, no? Più volte ha insistito che dobbiamo essere per tutti, che la Chiesa è per tutti, no? Si scontra con una fatica oggettiva che facciamo. E non è così scontato che noi siamo per tutti, eh? Qualche volta c'è chi dice anzi, non dobbiamo essere per tutti, che se siamo per tutti vuol dire che svendiamo i tesori di famiglia, che se siamo per tutti ci omologhiamo alla mentalità comune, cosiddetto pensiero prevalente e via dicendo, no? Come se poi, quindi, poi sostanzialmente viene fuori, diciamo, l'opposto, cioè dobbiamo essere pochi, qualcuno diceva facciamoci un bel monastero, c'è scritto pure un libro, ha venduto un sacco di copie, facciamo un bel monastero, stiamo dentro, mura spesse, come si chiama, ponte levatoio, impronti digitali per entrare, facciamo un attacco dell'anima perché così siamo sicuri della dottrina, perché altrimenti entra dentro il monastero, entra dentro lo spirito del mondo, la mentalità comune, eccetera, eccetera, no? Auguri, che dobbiamo dire, cioè credo che sia
esattamente appunto l'opposto del dire per tutti, quindi non è così. Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non sempre il tempo cura le ferite, che sono sempre meno le persone amiche, che non esiste resa senza pentimento, che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo, e ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono, che gli amori... C'è una grande eredità che diventa sfida per chi oggi la racconta. E azione e amore che si muove, così di cuore in cuore ha cambiato anche una nazione. Mani tese a prendere pane da raggiungere, dalla storia in poi proseguiamo. Mai quanto sei bella, acqua fresca, sale e terra, e quei segni di batoste che il tempo ha scritto su di te, sulla tua pelle, il riflesso di migrazione. Vi incoraggio a continuare ad essere un popolo di discepoli missionari che vivono e testimoniano la gioia di sapere che il Signore ci ama di un amore infinito e che insieme a Lui amano profondamente la storia in cui abitiamo. Mi fai sentire un poeta, anzi di più un profeta, che annuncia al mondo l'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. Stiamo pensando alla stessa cosa io e te, nello stesso l'inizio momento. Di una nuova era.